c'è proprio un'atmosfera fantastica quando si arriva qua, perché si passa attraverso le colline, attraverso le vigne, e quando si arriva qui c'è la serenità di un posto piacevole. Panzano non si ferma ed anche in tempo di Covid è andato in scena Vino al Vino, ma quest'anno in versione rivisitata. I viticoltori di Panzano hanno infatti aperto le porte delle proprie cantine. Turisti appassionati ed addetti ai lavori hanno potuto degustare in anteprima le ultime annate in bottiglia. Così ogni produttore ha la possibilità di raccontare e di far vedere quello che effettivamente fa. Noi siamo tantissimi piccoli produttori, siamo orgogliosi di quello che facciamo e possiamo raccontare anche molto meglio il lavoro che facciamo nei campi. Nella cittadina chiantigiana è inaugurata anche la nuova sosta del ciclista, con un'opera dello scultore Silvano Porcinai, dedicata al grande Ginettaccio. L'angolo del ciclista, e nell'angolo del ciclista ci poteva stare solo Gino Barta. Tutta l'armonia che tu vedi in Toscana è fatta su modelli del Rinascimento. Noi bisogna partire dai modelli, in questo caso dai modelli della nostra Repubblica Italiana, della nostra Toscana, da quelli che noi consideriamo modelli. Per me Gino è il modello migliore. E poi c'è la vendemmia 2020, la lunga estate calda e soleggiata ha infatti permesso un'ottima maturazione delle uve. Qui a Panzano, come in tutto il Chianti Classico, l'uva è bellissima ed aspetta solo di essere vendemmiata. Le bucce sono spesse, perfettamente colorate, sicuramente ci sarà una quantità inferiore, questo ce l'aspettavamo perché ha fatto freddo in primavera, c'è stato qualche giorno di brina, qualche notte di brina che ha ridotto un po' la quantità, però la qualità sarà eccellente. Il Gallo Nero riparte a cresta alta, fiero del suo territorio e dei suoi produttori, che mai come in questo momento storico si impongono come valore assoluto di tutta la denominazione.